Appena atterrato sull'isola di Scarpato, sono le 6 e in realtà qua sono le 7 nostre. Primo abitante, insettivoro, bellissimo vampiro, viva. Stazione. Adesso vado a vedere di prendere la macchina. Sono lungo la strada che mi conduce a Olimpos e dopo a Diafani. E ho avuto una discussione per la macchina, questa qua a noleggio con la Hertz, qui che io ho già prenotato tutto quanto con via internet dall'Italia, e qua hanno voluto una cauzione, volevano anche dei soldi come pegno. Non glielo ho lasciati, gli ho lasciato 17 euro e qualcosa per l'assicurazione, che era già compresa nel pacchetto che avevo fatto via internet. Poi, se riesco a tornare a casa vivo, nel senso, vedrò come agire. Il resto, la macchina va bene, il resto a posto. Sono a circa una ventina di chilometri da Diafani e prima ci sarà Olympus e poi arrivo finalmente all'hotel. E qua non è tardi, ma sono un'ora avanti rispetto a noi e quindi è già tutto buio. Comunque il posto è molto montuoso, me l'aspettavo più di spiagge. Comunque bisogna girarli questi posti. Vabbè, adesso col buio così non posso certo dirvi se è bello oppure no. Mi sembra carino il posto, quell'isoletta che vicino all'aeroporto, che in teoria la davano per disabitata, è più illuminata che questa. Vabbè, ciao, a presto. Questo credo che sia Olympus dalla strada. Diafani è ancora lontano. Sono un po' raffreddato. Dunque questo qua è il posto, forse uno dei posti migliori, e mi hanno dato la soffiata di dove venire a mangiare. Sono venuto a mangiare qua da questo caffè che si chiama Mappa, si a Anos Maga Maga Sinanos. Comunque il paesino questo qua è fantastico, è bellissimo. Appena mangiato nel ristorante, ho speso pochissimo, 20 euro. Questa qua è la passeggiata che c'è lungo l'isola. E qua non si vede niente. Comunque, questa. Mi ha portato la colazione.
Questo pane è ottimo. L'hanno fatto qua. Buonissimo. Anche questa era buona. Non so il nome, poi me lo farò dire. Ora scendo. Ciao. You have a beautiful place to make a video. Saria, beautiful. Okay, goodbye.
Sto andando verso Avlona, c'è una stradina che mi sembrava che non era quella, invece questa, e va molto in alto questa stradina. Qua ci deve essere un panorama, devo stare attento a non andare giù perché sennò si finisce più. Guardate. Sembra di essere a fare la Pikes Peak. Altro che Pikes Peak. È fantastica qua, guardate un po' che strada. Non so se rende bene l'idea. Qua saremo a... Curiosità, voglio guardare il mio contatore di altitudine barometrico. Segna 350 metri. Adesso. Montagna più alta è 1200, ma non è qua, è da un'altra parte. Giù dovrebbe essere Avlona, invece. Eccola lì. Il tempo è un po' brutto, ma non mi interessa. Appena sbagliato strada, sono andato dritto, c'erano dei cani. Sono andato a Tristoro. E invece bisogna dare retta a questa scritta. E questa qua vi porta sulla strada giusta. Bye bye. Sto facendo il sentiero, è bellissimo, anche se il tempo non è molto sereno, ma è bellissimo il posto, il luogo, tutto, la vegetazione, il tipo di piante che nascono. Ci avviciniamo, c'è ancora tanto da camminare. C'è una coppia davanti a me. Ciao. Sempre sul sentiero, lato un po' qui, sembra finto.
tempo qua. Che spettacolino. Una grotta. E anche bella. Siamo poco distanti. Incredibile qua. Qua sotto cosa diavolo c'è? Pochi secondi, guardate qua, ho recuperato. Veramente incredibile. Vedete, ci sono alcune mura ciclopiche che sono state buttate giù o comunque sono cadute. E poi niente, è tornata o ci hanno ricostruito successivamente in altre epoche. Veramente uno spettacolo. Io mura così da vicino così non ho mai visto. Ma forse un'altra volta, sempre in Grecia. Veramente uno spettacolo.
c'è un'aria, sembra quasi di essere in montagna, ma col tempo è molto umida e in certo modo anche calda. Qua sembra un giardino, invece sono semplicemente delle piante spontanee. Sono di ritorno, devo dire la verità, mi sono maciullato. Qua ci sarebbe da vedere una tomba da vicino. In un punto che avevo intravisto dei segni, pensavo dei primitivi, ma credevo di vedere allucinazioni, invece c'è scritto. Però sinceramente adesso non ho proprio né voglia né forza di andare laggiù, anche perché non so quanto c'è da camminare, non c'è scritto, e quindi poi lo cercherò su internet. Adesso cercherò di andare a Olimpia perché sono già le 3 di pomeriggio. Ho fatto tante foto, tanti video, ma sono anche molto stanco. E comunque cercherò di andare a Olimpia. Magari mi ubriaco un attimino, almeno mi. Bisogna essere allucinati per fare queste cose. Bene, proseguiamo. In questo caso, so di farmi invidia, sono ancora sulla stradina. Guardate un po' che fico, piccolino, ma guardate un po' che colore che ha. Vorrei farvelo assaggiare, ma non posso. Vabbè, adesso lo mamo, lo impappo. Saluti. Sono arrampicato su questo albero di fichi selvatici e devo dire che ne valsa la pena, che sono buonissimi. Sono piccolini, ma sono di una squisitezza, quelli maturi, eccezionale. Adesso se riesco ve ne apro uno perché l'ho pappati, erano troppo buoni.